Oggi hanno sgomberato l'Istituto Santa Giuliana, ci sono stati anche scontri tra i manifestanti e la polizia. Per quale motivo ha deciso di essere presente qui? Ma innanzitutto in solidarietà, perché io credo che dei palazzi vuoti di chiunque si siano dal punto di vista della proprietà, quindi compresi anche enti, congregazioni, istituti religiosi, laddove sono vuoti però già pronti ad ospitare decine se non centinaia di persone che hanno bisogno di un tetto in una fase di crisi abitativa, io credo che appunto si debba esprimere solidarietà, perché la crisi abitativa c'è in questa città, lo sappiamo. Purtroppo appunto ci sono tanti luoghi vuoti di istituti che sono privati o comunque congregazioni o magari anche luoghi dello Stato che in questo momento non sono messi a disposizione per l'emergenza abitativa, e quindi io credo che come dire, buttare per strada le persone non sia sicuramente una soluzione, ed è quello che è successo oggi in maniera violenta peraltro. Fratelli d'Italia ha chiesto le sue dimissioni per essere stato presente qui a fianco dei manifestanti. Cosa si sente di rispondere? Che rivendico la mia presenza qui e che mi sono candidato esattamente per portare questo tipo di istanze. Quindi sto facendo quello che mi viene chiesto e quello che ho sempre fatto con coerenza nella mia vita, anche quando facevo l'attivista e le lotte sociali, anche per il diritto alla casa. Perfetto, grazie.